Buongiorno, buongiorno, buon caffè. Vi ho già parlato di questo bel libro che sto leggendo, La filosofia del running di Luca Grion, molto molto interessante. Sto ancora leggendo la parte dedicata al lessico del maratoneta, che contiene degli spunti davvero molto profondi, dato che l'autore si rifà alla filosofia di San Tommaso, all'atomistica, per interpretare alcune situazioni tipiche del mondo della corsa, che poi alla fine diventano un'immagine di quello che è la vita di tutti i giorni. Uno dei punti che ho letto ieri è quello che riguarda gli infortuni. È già questa terrificante evenienza, possibilità che rimane come un macigno sulla strada del maratoneta, che è sempre in agguato. E quello che è interessante è come ci si può porre, almeno nella visione di Grion, di fronte all'infortunio, che va nella negazione in tutti i modi. La negazione dell'infortunio passa attraverso un doping precedente oppure una over care, una cura eccessiva dopo, il tentativo di evitare che ci siano delle conseguenze, come appunto per negare questa possibilità, oppure quello dell'accettazione. E quello che fa notare l'autore, e che credo sia significativo se guardiamo attraverso questa lente il nostro mondo di questi giorni, è proprio questo secondo elemento. Il fatto di voler a tutti i costi negare la possibilità dell'infortunio vuol dire in qualche modo voler negare la possibilità che ci sia qualcosa di più grande di noi, qualcosa che non possiamo controllare. Questo tema del controllo l'abbiamo già trattato tante volte nei caffè ed emerge di continuo e credo che emerga di continuo anche in questi giorni, in cui stiamo combattendo un nemico del quale conosciamo pochissimo, perché questo è il fatto. Eppure tante volte coloro che stanno cercando di difenderci da tutti i punti di vista, in prima linea, quale sia la linea, perché questa prima linea corre in tantissimi luoghi della nostra vita di tutti i giorni, cercano di considerare il tutto come se fosse interamente dipendente da loro. Certo, da una parte questo fa parte delle loro responsabilità e quindi non possiamo che ringraziarli per quello che stanno facendo, ma è anche vero che ci sono delle cose che sfuggono e invece noi che siamo qua in giro, alla fine crediamo che nella difesa di grande prese di posizione ci possa essere la salvezza per il futuro. Invece sarà un futuro completamente incerto come lo è adesso. Ecco, forse ci siamo resi conto di questa incertezza, di questa incapacità di tenere tutto sotto controllo, neanche con un nuovo decreto, neanche con una nuova autocertificazione. Tutto non può essere tenuto sotto controllo. La scienza non è così capace di tenere tutto sotto controllo. La scienza va a tentativi, cerca di interpretare. Lo vediamo per esempio nell'alternarsi di notizie relative alle mascherine, sono obbligatorie, non sono obbligatorie. No, non è questione di obbligatorietà, perché quella è una legge. Sono necessarie, sono utili, non sono utili, servono per questo, servono per quest'altro. Evidentemente si va a tentativi, giusto perché si tratta di capire qual è il nemico e come difendersi, errato sarebbe quello di immaginare che la scienza ci permette di controllare tutto e di conseguenza di controllare il futuro. Buongiorno e buon caffè.